Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Oggi è uscito l'arco 7 del capitolo 2 e adesso andremo a vedere come ho superato l'unico Stage Chaos che si trova in questo nuovo capitolo. Stage Chaos che è possibile anche superarlo in coop, quindi senza grossi problemi, ma io ho deciso di affrontarlo in singolo con un team completamente non sinergico, quindi nessun sinergico in squadra e il support non era sinergico nemmeno. Ci siamo portati Golbez, Ishtola e Emperor e come support mi sono portato dietro Agrias. Come summon ci siamo portati invece Shiva perché la sua velocità è davvero fondamentale, specialmente nella prima ondata. Lo vedrete dal video cosa combina Ishtola combinato con il buff della velocità di Shiva. Davvero, davvero tanta roba. Questo, a mio parere, è un team perfetto per superare lo stage, poiché Golbez fa davvero tantissimi danni e dura abbastanza a lungo, visto che ha la free skill dopo la X. Ishtola, che cura, quindi tutti gli attacchi HP dei boss vengono resi vani e in più ricarica le skill, e Stone è stata davvero molto utile, specialmente nella prima ondata. E infine Emperor con le sue trappole è un ottimo DPS. Invece Agrias, che ci siamo portati come support, beh, il suo scopo era quello di paralizzare e bloccare i nostri avversari nella seconda ondata, dandoci così il tempo di massacrarli quanto più possibile, mantenendo in squadra Emperor così da caricare la sua X e fare tantissimi danni a entrambi gli avversari. Stage Chaos che non è complicatissimo da superare proprio per il fatto che lo potete anche superare in coop, e se avete dei sinergici, lo superate senza grossi problemi, quindi non è nulla di complicato. Il mio consiglio, se volete emulare in qualche modo quello che ho fatto io, è quello là di massacrare quanto più possibile il primo boss con Ishtola, quindi lanciargli quante più volte stun, ma adesso lo vedrete anche da video, e risparmiare qualche skill con Golbez ed Emperor quando si è pieni con il Brave, in modo da fare l'attacco HP senza utilizzare le skill, in modo da arrivare alla seconda ondata con parecchie skill e distruggere malamente il boss. Dovete cercare di mantenerli entrambi in vita, sia il drago sia Sephiroth, così da sfruttare al meglio le abilità della X di Emperor. E una volta che viene attivata la sua abilità X, che mette le trappole, io consiglio di attaccare con la sua 35 il boss, uno dei due boss che ha ancora l'effetto della trappola attivo, e magari di spostarlo se possibile con Ishtola, in modo da continuare a causare quanti più danni possibili con Emperor. E lo vedrete anche dal video, in summon, se riuscite a lanciare un'altra abilità X con Emperor, fa davvero i danni. Come support secondo me potrebbe andare bene anche un altro Emperor, ma Agrias ha dato davvero il massimo in questo stage, quindi ottimo, ottimo support. L'abbiamo superato con uno score di 600.000 punti, quindi più di 100.000 punti in più rispetto allo score richiesto, con 98 turni su 115, quindi turni vanno tranquilli, non c'è problema con i turni, sono davvero parecchi, 115 turni, e senza subire danno HP, ma con Ishtola, anche se subivamo del danno HP, bastava temporeggiare un pochettino per poter recuperare tutti i punti vita. Ho provato più volte questo stage, non con questo team. Questo team mi ha portato alla vittoria praticamente al primo tentativo. Ho provato un team molto simile, sempre con Golbez, senza Emperor, con Artemisia e Wall ad esempio, però ho visto che i turni erano tantissimi, Artemisia non rende un granché in questi stage a mio parere, perché sono forse un po' troppo lunghi e quindi gli vanno a finire le skill abbastanza velocemente. Wall, il suo scudo qua non era un granché, perché bastava un attacco di Sephiroth che gli distruggeva praticamente tutto lo scudo.
Ho provato anche con Bash, però non era affatto un granché, i danni erano davvero esigui. Questo è decisamente uno stage fatto per Zac, che è un tank decisamente ottimo adesso, e con la sua X Plus fa davvero i danni. Io Zac lo posseggo, però non l'ho ancora portato viola, poiché sto aspettando che esca Aranea giorno 17, non vedo l'ora di bullare per lei. E il suo Stage Chaos lo faremo proprio con lei in squadra. Non credo ci sia altro da dire su questo Stage Chaos, dunque vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like e commentare. E detto ciò, ragazzi, vi lascio al video. Buona visione. Thank you.
頼りにしてるわね。貴様の牢獄だ。
仕掛けよう。 偽物だったな。